Non è possibile che dopo che un'autorità dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, invochi l'intervento della Procura della Repubblica, del Prefetto di Enna, con pareri autorevoli anche dell'Avvocatura Generale dello Stato, dichiarando illegale un'attività, che ancora la Regione Siciliana non abbia revocato le convenzioni che sono state sottoscritte con quella che, dopo le dichiarazioni di ieri sera del prefetto di Enna, risulta essere sostanzialmente un'associazione privata o addirittura una società a responsabilità limitata, quindi con scopo di lucro. Credo che tutto questo debba cessare nel più breve tempo possibile. Invitiamo, come abbiamo fatto con una nota sottoscritta dai tre rettori di Catania, Messina e Palermo la scorsa settimana, che il Presidente della Regione intervenga per dichiarare chiuse queste convenzioni, non soltanto quella che ha sottoscritto direttamente la Regione, ma anche quella dell'ASP di Enna. Ci sono davvero profili anche di illegittimità di cui non si può non tenere conto. L'attivazione del corso di medicina alla Core di Enna attraverso l'utilizzazione di un'università straniera e quindi corsi che saranno fatti straniero ha davvero dell'incredibile. Noi abbiamo un'antichissima storia dal punto di vista universitario, sia con i poli di Catania, di Palermo e di Messina, che anche dal punto di vista proprio delle istituzioni stesse. E oggi sembra uno smacco incredibile alle università pubbliche la possibilità che viene data ad un'università straniera di entrare nella nostra terra. A fronte fra l'altro di decreti regionali che non si capisce il perché che abbiano avallato questa scelta. Noi siamo assolutamente contrari ad una situazione del genere e stiamo contestualmente presentando una mozione per chiedere il ritiro dei decreti che hanno autorizzato l'istituzione della facoltà. È chiaro che lo sviluppo di tutte le università, compresa quella di Enna, deve avvenire attraverso regole che devono essere uguali per tutti e che se si sviluppino bene per noi è soltanto un piacere, perché chiaramente la cultura e la ricchezza anche di opinioni sono assolutamente qualcosa che dobbiamo ricercare e noi come movimento abbiamo sempre avallato.